Cari figli, Dio mi permette di stare con voi e di guidarvi sulla via della pace, affinché attraverso la pace personale possiate costruire la pace nel mondo. Io sono con voi ed intercedo per voi presso mio figlio Gesù, affinché vi doni la fede forte e la speranza nel futuro migliore che desidero costruire con voi. Voi siate coraggiosi e non temete, perché Dio è con voi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Ringraziamo la Madonna per questo meraviglioso messaggio. Mi colpisce in particolare l'ultima frase prima del saluto. Siate coraggiosi e non temete. Non è la prima volta che in questi ultimi tempi la Madonna ci invita ad essere coraggiosi, ma in questo caso, parlando di pace, credo che la Madonna ci voglia incoraggiare perché si prospetteranno delle difficoltà ancora maggiori con i tempi che verranno, ma ci dice che il Signore è con noi, ci dice che Lei è con noi e quindi che non dobbiamo temere. Noi abbiamo ricevuto uno spirito di figli perché non ricadiamo nella paura di essere schiavi. Noi non abbiamo ricevuto uno spirito di schiavi, ma uno spirito di figli. E i figli sono liberi, liberi di amare, liberi di essere così come il Signore vuole. Immergiamoci dunque nel cuore di Gesù, nel cuore immacolato di Maria, e preghiamo, continuiamo a pregare incessantemente, a fare penitenza, a riparare, affinché il suo cuore immacolato presto possa trionfare. Il Signore tocchi i nostri cuori e ci doni pace. Vi saluto, vi abbraccio, la vostra piccola matita del cuore.